Autorevole vuol dire quando capisci che la tua azienda, la tua idea fighissima non è così figa, quindi devi inventarti qualcosa con quello che hai costruito per farla funzionare. Ovvero pivot vuol dire girare l'azienda. Puoi fare diversi tipi di pivot, può essere un pivot di prodotto, cioè aggiungo delle feature che prima non c'erano per renderlo più attraente, può essere come nel nostro caso un pivot di mercato, ovvero ma fu operata con l'idea, mia idea, l'idea imprenditoriale sbagliata era questa. Consentire a chiunque ha dei contenuti di raccontare la sua storia e fare un'app. Quindi il target chi era? Era un B2C, era un, ad esempio un travel blogger che c'ha già i contenuti, c'ha l'audience, noi gli facciamo fare, l'idea era gli facciamo fare l'app gratuitamente, nessuno paga niente, l'app va fuori a un prezzo deciso da lui, che conosce il suo mercato, e facciamo revenue share su questo. Quindi era uno strumento di self-publishing con un modello di revenue sharing sugli utili. Funzionava tutto fino a trovare i travel blogger, dargli la piattaforma, fargli fare tutto gratis, bellissimi, tantissimi, entusiasti, ci adoravano. Peccato che quelle loro app non vendevano. Non vendevano perché il problema che avevamo sottovalutato, meglio, l'indagine di mercato che non avevo fatto, era quanto vende un'applicazione travel, cioè una guida turistica. E le cose che abbiamo scoperto erano le seguenti. Le applicazioni dedicate a una location chiaramente questo del poi, però hanno un bacino di utenza molto piccolo, perché chiaramente è solo la gente che sta andando in quel posto lì che è interessata a quell'applicazione lì. Molto spesso hanno il problema che, il blog in italiano ti fa la guida in italiano, quindi se tu fai una guida in italiano, su Stoccolma, a pagamento, è dura che te la scarichino. Allora abbiamo deciso di fare un pivot, quando eravamo da Mindbrain, cioè analizzato il business, visto le revenue, visto tutto quanto, la crescita, il prodotto era bello, però il mercato non era giusto. Allora abbiamo deciso di orientarlo a un B2B puro, quindi non lavorare con i travel blogger che non c'hanno una lira e che non riuscivano a generare revenue né per noi né per loro, ma lavorare con i professionisti del settore, che i contenuti ce li hanno un mercato importante e vorrebbero andare mobile. Chi sono? Tantissimi. Si va dai tour operator, alle agenzie di viaggio, ai professionisti, gli organizzatori di eventi professionisti, fino poi arrivare chiaramente agli enti locali, le pubbliche amministrazioni, che sono i peggiori, però anche loro sono clienti, e quindi insomma il mercato è molto ampio, ma anche gli stessi editori che arrivano dalla carta stampata. E non più di 2 settimane fa io ho a fare un incontro molto molto interessante con Mondadori, chiaramente un cliente come Mondadori, ha una serie di cose molto interessanti. Il primo è che il cliente scalabile, cioè io prendo il cliente e una volta preso, quindi fatto il mio investimento, quindi ho quel costo di acquisizione cliente lì, sì, però non è un cliente che mi fa un'app, è un cliente che magari fa 10, 100, 1000, cioè loro hanno un catalogo pazzesco. E quindi abbiamo deciso, grazie a Mindbrain, di fare questo pivot, di orientarci a un B2B. Lavoro della Madonna, perché lo fa significare, nonostante non metti mano realmente al prodotto, però devi rimettere mano a tutto il resto. Quindi.